Bene ragazzi, se vi stesse chiedendo dove è Piero in questo video, beh, eccomi qua a fare la voce fuori campo. Comunque vi ricordo di guardare tutto quanto il video e di lasciare tanti bei pollici in su per vedere un video inedito. Mi raccomando, guardatelo tutto e divertitevi. Ciao. Buongiorno a tutti. Non sappiamo se si sente. Siamo in partenza verso Mirabilandia, ora stiamo andando Bologna. Bologna. Piero non c'è come sempre, c'è un posto libero qua, vedete qua. Poi ho una razzata di sole, è il momento di fare lo swag. Ci si vede quando si arriva a Bologna. Sì. Ciao. It's Piero. Per via marittima stiamo arrivando. Binari morti, proprio roba da gatti fradici. Siamo arrivati, sapete nemmeno da dove si scende. No, prima c'è il treno, si vede una sega. Questo non marciapiede in mezzo alle ferrovie. Non è male, non è così. Non fare la gente, ma deve scendere. C'è la calca, andiamo, va, sennò poi... E meglio ebrei. Prima arriva il prossimo treno, sono sempre qui, te lo dico, sarà il Vai. prossimo treno, andiamo. Ci si vede all'alberga. Ci siamo quasi, dopo un lungo tragitto. Sì, accedo nella marittima a piedi, a te, buono, va. Avevo sbagliato l'albergo, sono non andato c'avevo. Un albergo, non ci hanno detto niente, cos'era quell'altro. Marizio. Ecco. C'è almeno la stanza di prova. Di stanchirlo. Allora, ti bucce. L'odore è della salsedine. Cosa Madonna, che è sto schifo. Ci vorrei anche paura a starci qua dentro. No, sta in effetto, togliamo le tenere. Allora, meno male ci hanno detto quella della reception. È spaziosa la stanza. È un quarto di metro quadro. Devi un lavanda al 52. Mio padre, è la ruggine. Va, dice, i balconi sono più spaziosi. Devi aspettare qui l'altro, ecco. No, dice, vai, passano sopra. Che le dazzi, questo è un hotel del Pantechnaio. Almeno c'è il condizionatore della Canon. È un tipo della United. Bagno, ragazzi. Questo dai pomello se proprio così devo vedere. Ehi, bagno, spero che sia almeno 50 metri di bagno. Cos'è? A tasto. E dai, il bagno è più grande della stanza. C'è anche una pistola. Dove stai accendendo la luce? Non c'è la luce. Cazzo è acceso. Non è che il passaggio... C'è anche paura a cagare. Sì, davvero. E gli spiriti. Vabbè, chiudiamo. Se questo è abbastanza grande, immagino il latte, ma è... Giustamente per la lana. Sto esausto, dopo che si è camminato 15 km di mattina per trovare il ristorante, pensando di sapere già qual è l'albergo, che ci siamo anche passati, no? Si mangia un bel piatto di pesce. Sta arrivando al bagno, c'è il foglio in albanese, rumena, anche tu qua, ci fa... Hai prenotato? Sì. E ci fa... Beh, vediamo. C'è la foglia. Fa, ma se stai spostato? Non mi hanno chiamato. Dopo questa domanda, ti salitini perché dici, cioè... Se mi hanno chiamato, cazzo, no, fa qui, sono da te, cioè, nel senso... Ma io, boh... E quindi si è fatto, cioè, il Milano Marittimo a piedi. In via Lone, dice, dopo due stop, vai a destra, c'è l'albergo. A Prato due stop. Sì. Due stop a Prato su 150 metri. Qui due stop su 3 km e mezzo. Si sa. Qui qua, secondo giorno. Bella razza. Damiano afterato. Molto carico. Molto scarico d'eccesso.
si è dormito pure poco. E nulla, siamo qua ad aspettare il bus, sperando arrivi entro mezz'ora, sennò si va a piedi. Che bel posto, ragazzi. Come si può vedere siamo mezzi. No, proprio mezzi no. Poi no, umidi. Sento una sera da Niagara. Bene, cazzo meno degli meno. Ora andremo a fare le giostre horror. Sperando siano horror. Pucchiate anche se si trovano. Buon appetito. C'è mappa. Ciao. Eccolo lì, l'ultimo della fila. Davvero mica, il filandiano è l'ultimo. Ah, siamo stati a Fobia, 5 euro, però faceva veramente cagare in mano. Parola di Damiano. Sì, era abbastanza vincente. Vabbè, diciamo c'era uno che rincorreva la motosega, appariva gente a caso da muri. E scompariva. Sì, scompariva questa roba qua. Ora nulla, noi si andrà ai beach. Into my eyes and show me your adventures I haven't seen. Taking all the life, it hits the spot. Walking on fantasy. Damiana il beach. Sì, si mette a posta roba, è qua. Se le sei non sono al checkpoint lì, manco la colzione ci rendono questi stronzi. Figli di puttana. Eccoci di nuovo. Milanandia, on the road. Siamo sulla rota panoramica. Un quarto d'ora per... Certo, un quarto d'ora per fare tutto il giro, e ho detto porca puttana. Sì, più che altro mezz'ora per aspettare il giro. Sì, perché fanno tipo 100 per road, se mettiamo, no? Tipo ne usano 10. Questo è il panorama che si vede. Ora siamo diciamo a un quarto dell'altezza. E ancora le vespe vivono. E siamo circondati dalle vespe, però magari non si vede, però... E spero per niente, perché ci faccio il buco, eccola. Oh merda. Di che ne butta in meno. Oh cazzo, mi dondola, non mi pare muovere. Sentimi si muove. Siamo in vetta, ragazzi. Siamo in vetta. Getting close. Racing through the waves I want to be. Where nobody knows. Save me, baby. New York abbandonata.
Sfavatissimo da Milano. Io non sapevo se sfavato. Incazzato, sei incazzato da Milano. Lì incazzato da Milano. Ok, entriamo nella fogna di questa cosa. Siamo appena usciti. Che cazzo? Buono. Madonna. Damiano, commenti a caldo. Fa freddo. Giorno della partenza, stanza ovviamente in ordine. Damiano in catalessi. In catalassi. Qua si può vedere che condizioni siamo, nemmeno i campi rom. No, i campi rom di solito non si vede, a parte devo inquadrare. Qua, allora, il punto di questa stanza qua è che non c'è un cazzo di cestino. Quindi c'è tipo una bottiglia laggiù scaraventata in terra. Qua sotto c'è. Qui la biglietta usata. Chi c'ha la bottiglia in terra? C'ho Ringo con la cartacce mocci che ho fatto i bandami. Cioè ragazzi, papà, cioè ottieni aperto o passi, sono due le cose. La colazione te è un po' povera di soldi. La colazione è devi andare, mozioni di merda te. Dire che mi fa la telecamera e due stelle. Ah, c'è da raccontare il fatto di Mirabilandia di ieri. Che il giorno dopo entri gratis, ma no, solo sì, c'è la foto. No, perché sono arrivati lì a Mirabilandia. Innanzitutto c'è stato SSSK, innanzitutto c'è stato SSSK, innanzitutto c'è stato SSSK. Shish. Solo ingresso perché dopo un'ora di fila siamo arrivati. Ci timbrano e ci lasciano il biglietto e fanno: ma questa ragazzi non è la fila per chi entra il secondo giorno. Minchia, scrivicelo. E sono andato in un'altra fila, ti è rifatto la fila. Sono andato in fondo, ci timbrano il biglietto. Ma questo è il secondo giorno? Sì, ma vi siete registrati? Dove? Perché cioè, mi dici secondo nessuno ci ha detto niente. A mia bici sì, cioè. A mia bici ci hanno detto, se avete entrato, se no, registratevi, fatevi qualcosa. Insomma hanno fatto, ma ce l'avete una foto nel parco? Fatto della foto e per fortuna siamo entrati. Ma io mi chiedo una cosa, in quell'altra fila si sono accorti che il primo giorno se l'ha già fatto. È logico che se vuoi di là è il secondo giorno. Minchia. La botta. Poi boh, meno male c'era Piadinaro, ci ha salvato le cene. Ieri ho speso ben 11 euro di piadine. Mangiai due e stavo per morire. La mia invece ieri ha preso la mega farcita. Salsiccia, cipolle e peperoni. Boate. Prova da appassionati del fegato. Si va a rimettere un po' a posto le stanze. Una retta ci sbaracca. Una volta io Damiano era a cagare ieri. Bussano, aprono e io mi affaccio per farle fermare. C'era Damiano a cagare. C'è anche con la porta aperta. ma il mini market sotto costa tutto. Il mini market è utile dai. Cioè almeno scendi dall'hotel lì a destra e subito lì 50 metri c'hai l'omino pelato. Qui ieri tipo c'era anche due pattuglie, cioè, boh, non c'è paura. Infatti ho detto prima è chiude. No, fai pensare fosse la finanza, è arrivato. Qui si chiude ragazzi, non fate gli sconti. Ragazzi mi sento inclinato, qua c'è sto terrazzo, non so quanto possa essere a norma. Da un fumicante Damiano. Meno male che non è sfavato una volta. È una sonnata Riccardo, chiude la prossima avanza. Ciao.